Non so se alcuni di voi hanno visto la trasmissione Striscia la Notizia di ieri 21 dicembre 2016. Ebbene, ieri è stata proposta un'intervista a Bello Figo Gu, il personaggio di YouTube Italia che ha letteralmente conquistato un successo grazie ai suoi video. Io questo personaggio lo conosco solo grazie a Dipreti, l'ho intervistato in uno dei suoi video e così mi sono incuriosito al personaggio in questione e ho visto poi i suoi video. Vi ricordo che in TV è apparso già su Rete 4 al programma televisivo Dalla vostra parte condotto da Paolo Del Debbio. E Bello Figo Gu avrebbe detto: quello che raccontano nei miei testi sono cose false, ma che gli italiani credono vere. Ed è per questo che si arrabbiano così tanto con me, ricevo ogni giorno insulti. Questo personaggio, che io considero un personaggio controverso, anticonvenzionale, famoso per i suoi swag e brani di pura comicità, ha voluto parlare della ultima canzone in cui canzonava gli italiani amanti della condivisione delle bufale, citando una serie di cliché molto molto diffusi su internet, ma che quasi mai corrispondono alla realtà delle cose. Vi ricordo che su Rete4 Bello Figo si sarebbe scontrato contro Alessandra Mussolini e per tutta la durata della puntata avrebbe continuato a trollare i propri interlocutori, che sarebbero apparsi sempre più arrabbiati. Era già in bella di Striscia, però ha raggiunto proprio Bello Figo Gu per parlare un'altra volta di gentismo. La scorsa volta ci ha parlato di Erfaina, alias Damiano Coccia, questa volta Bello Figo Gu. Il ragazzo avrebbe spiegato il suo punto di vista: non sono un profugo, sono venuto da Ghana da piccolo su un aereo con tutti i documenti in regola. Non sono gli italiani a mantenermi, anche se molti lo credono e mi insultano per questo. Sono i miei fan su YouTube, semmai, a mantenermi. E questo è il mio lavoro finché avrò abbastanza visualizzazioni per potermi permettere da vivere, continuerò a farlo. Queste sarebbero state le parole usate da Bello Figo. E dire, le parole di Bello Figo sono molto, per così dire, precise, insomma, siamo noi tutti utenti di YouTube, a consentire a Bello Figo di vivere la vita. Siamo noi dunque colpevoli, tra virgolette, se colpevoli possiamo essere definiti, di questa sua popolarità e di questi soldi che il ragazzo per l'appunto percepisce. Lascio a voi il compito di riflettere su quelle parole che Bello Figo ha sfruttato ieri, 21 dicembre 2016, però chiedo a voi, utenti di YouTube, una cosa, ed è la seguente. Ah, no, voi, scusate, era già, ed è la seguente. Nel prossimo servizio dove vorrai arrivare? Troverai qualche altro gentista come tu hai definito? Secondo me sbagli a realizzare questi video, che era già, non ce l'ho con te, ma punta su qualcos'altro di più sostanzioso. Francamente, personaggi sul web che parlano male di chiunque, ce ne sono anche troppi, siamo per l'appunto piani con le scatole. Forse il prossimo sarà Giuseppe Simone. Sappi che Giuseppe Simone è un personaggio che si reputa come personaggio che ha creato il suo impero, la sua popolarità proprio sulla sua, per così dire, voglia di denigrare il prossimo, che secondo me in lui ci sarebbe. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, un saluto, a presto.